Super ciao ragazzi miei e bentornati sul mio secondo canale 0DX Lala Ovest. Io sono 0DX, o Enrico 0DX, insomma il padrone della baracca qua. E bentornati in un altro episodio di Jak and Daxter The Precursors Legacy. Come vi avevo anticipato l'altra volta, adesso andremo nella palude fangosa e andiamo a vedere quali misteri riserva questa fangosa palude. Andiamo, magari taglio perché passiamo i pontoni. Uno, Dio, no, oh, lui è subito pronto a mangiarci, cacchio. Cavolo, cavolo, ok. Ehi. Ah, iniziamo subito benissimo con una bella batteria. Guarda che bello lo sfondo. Gira tutto il coso. È bello perché le lampade qua di notte si illuminano. Vabbè, andiamo a fare la palude fangosa, che ahimè è uno dei livelli che meno... Ah, palude impantanata, fangosa. La palude fangosa cos'è? È quel di qualche altro gioco, credo. Comunque uno dei livelli che meno mi piacciono in questo gioco, perché non lo so, forse per i colori. Però è bello perché si fa la scoperta dell'eco giallo. L'eco che ti permette le palle di fuoco quando sei caricato con l'eco giallo. Che ti permette di sparare le palline di fuoco. Guarda che bello. Però è bello sto livello perché, cioè, non mi piace, perché non lo so, però ci sono molte cose da fare. Molto vabbè, insomma, vabbè. Ecco, una caratteristica interessante di questo gioco, come alla fine di tutto Naughty Dog, è che hanno sempre avuto una bella varietà negli ambienti, insomma. Non si sono mai ripetuti troppo. Dio, buono, ma perché? Forse anche perché c'è pieno di sti cosi. È difficile sto livello. Allora, vedi qua è pieno di roba. Bisogna sparacchiare. Za. Di. No, ok, aspetta, è un po' un casino. Vai, spara. In realtà non è importante che si ammazzino tutti questi poveri... queste povere bestie. Ecco qua ci vuole l'eco blu. Prendiamo le cose. Oh, ecco, madò. I tranellini. Yeah! Questa Gigio che salta è bellissima. Mi è dispiaciuto un sacco che no. Che non ci fossero più in Jak 2. Tra l'altro Jak 2 è un argomento di cui molti mi state chiedendo, perché è affascinante, insomma, questa cosa del cambio Jak 2 di stile completamente, no? Formulato in italiano proprio. Che è successo? In italiano perfetto. Oh, se blocco. No, se bug. No. Ah no, ok, vai. Ora, no, se non lo sapete, perché magari non avete mai giocato nel primo né nel 2, ma da Jak 1 a Jak 2 c'è stato un cambio drastico proprio. Tra l'altro me l'avevate chiesto anche nelle domande, vediamo. Seguitemi su Instagram anche per questo, perché così mi potete scrivere. Dom Fara ha chiesto: parla del passaggio da un'ambientazione fiabesca rurale del primo Jak ad un contesto urbano e più maturo degli altri due. Ci sono anche molti che sono interessati a Jak and Daxter The Lost Frontier, che è un gioco per PSP che è una merda incredibile, ma ne parleremo prima o poi. Dunque, il passaggio dal... Perché Jak and Daxter... cioè, perché Jak 2 ha avuto questa evoluzione strana? Perché praticamente Jak è nato in un momento in cui i platform avevano comunque dato il loro meglio, insomma, gli anni 90. E quindi non c'era però ancora stata un'evoluzione nei videogiochi, che... la maggiore evoluzione c'è stata con l'avvento dell'open world, con giochi come GTA, anzi, proprio GTA. E visto che il trend era quello, loro avevano capito, comunque mi ricordo, dice proprio Jason Rubin, il padrone di insomma il capo insieme a Andy Gavin di Naughty Dog, che si era reso conto che il trend sarebbe stato quello nei prossimi anni, e ci aveva visto bene, insomma. Misturi tampone! Dottore! L'abbiamo perso. Intanto ho sbagliato strada, devo prima fare qua perché c'è della roba. Oh, no! Della roba da raccogliere qua. Dicevo, si erano resi conto che il trend era quello dei giochi open world, più maturi, più seri, più sparatori, armi. Quindi hanno scelto di seguire una strada simile. Si sono resi conto forse che Jak nel tempo non avrebbe potuto reggere il confronto, un gioco del genere, insieme a... ecco, vedi.
insieme, cioè Jack non avrebbe potuto reggere il confronto con giochi come GTA o comunque giochi più maturi, e anche per questo poi piano piano i giochi hanno avuto una grafica più realistica, non solo per la potenza di calcolo delle console sempre più grosse, più potenti, ma anche perché giochi più maturi, più realistici richiedevano appunto un impianto grafico più realistico. Quindi insomma è stata tutta una serie di robe, no? Questo giusto per continuare il discorso che facevo nell'altra puntata dei platform, della morte dei platform o meno. Ho preso tutto qua perché c'è un po' di roba. Madonna, sta telecamera invertita. Quindi questi spuntoni mi hanno sempre fregato, non c'è versi, è così. Quindi insomma Jack 2 ha avuto questa evoluzione inaspettatissima, molti sono rimasti delusissimi, anch'io non me l'aspettavo, una deviazione completa rimanendo sempre un po' platform però decisamente più avvotata allo sparatutto, alle missioni, all'open world, a GTA, perché chiaramente Jack 2 e Jack 3 sono GTA in versione platform. Non dispiace perché comunque Jack 2 e il 3 insieme, tutti e due messi insieme, creano comunque un ottimo gioco, perché comunque la storia del 2 e del 3 è molto legata. Però è vero che molti, cioè io per primo mi sono sempre chiesto come sarebbe stato Jack se avesse continuato così, su questa strada, insomma. E dispiace perché il potenziale di questo gioco è immenso. Se vediamo questo gioco qua è ancora bellissimo da giocare, ancora godibile dopo quasi 20 anni, mentre il 2 molto meno, insomma, è invecchiato forse di più, non lo so, andrebbe riprovato, perché ora l'ultima volta che ci ho giocato è stata con la remaster su PS3, non ti rimane come questo. Spara. Questi pipistrelli rossi bruttissimi. Wow! Sono due catene! Si fanno gesti, non si fanno. Non so perché faccio queste cose. Nel frattempo la luce va giù. Poi ovviamente l'ambientazione dal rurale al cittadino, perché chiaramente un ambiente, cioè un gioco open world con missioni, aveva bisogno chiaramente di una città, di uno sfondo, cioè di una città che facesse da sfondo. Andate a fanculo! Che mi ha detto Dexter? Insomma niente. Qualche intervista che ho letto, mi sembra che anche Naughty Dog sia rimasta un po' confusa da questa transizione di Jack, insomma, cioè rivedendola col senno di poi forse anche loro si sono resi conto che un platform poteva continuare ad essere la strada, non dico migliore, ma una strada comunque percorribile. Cioè secondo me effettivamente Jack 2 poteva essere meno drastico di come è stato. Anche se un cambiamento molto importante che ha fatto Jack 2 sul primo è prima di tutto dare la parola a Jack, perché qua Jack non parla come in Crash, come Crash Bandicoot. Attento Jack, è un'imboscata! È un'imboscata! Questo perché? Perché sempre a detta di Jason Ruby, io mi sono letto una quantità di interviste in quest'anni che, ma non solo interviste, anche di articoli fantastici, insomma, su Naughty Dog, veramente ti fanno capire tutto sullo sviluppo di tutti i giochi. Ah, ok, qui bisogna ammazzare tutti indiscriminatamente proprio, perché è un'imboscata come quella dell'Isola della Nebbia. E cosa stavo dicendo? Mi sono perso. Aspetta. Jack non parla qui perché l'intenzione era di rendere il personaggio più, cioè di, come si può, non empatico, cioè di far sì che il giocatore si relazionasse maggiormente al personaggio. Però poi Jason Rubin stesso ha detto che non è stata comunque un'idea migliore, perché non è vero, perché cioè te semplicemente puoi entrare in empatia lo stesso, anzi meglio, perché c'è una narrazione, ci sono i dialoghi,
E il fatto che lui non parli non è che ti porta a legarti di più con l'avatar. Cioè, Jack qui rappresenta l'avatar tuo. Non è che il fatto che lui non parli ti porta di più a... Non so veramente come spiegarlo. Ma insomma, in definitiva è che pensava che non parlando il giocatore si potesse relazionare direttamente con l'avatar senza venire, senza che ci fossero sentimenti, parole che non erano le proprie del giocatore, insomma, una cosa un po' distorta, un po' così. Cosa effettivamente un po'... Guardate quanto sono stronze queste cose, guarda. Cioè, sono stronze. Cioè, ti danno una scossina e te ti devi allontanare in tempo. Cioè, queste sono trovate molto, molto fighe. Allora, mi serve l'eco giallo per aprire queste scatole. Tornando al discorso di Jack che non parla, questa cosa dell'immedesimazione si è proprio rivelata, insomma, fasulla, diciamo, perché Jack nel 2 appena inizia a parlare subito ti apre un mondo di una storia, la storia di Jack che viene, che cresce, insomma, tutto il conflitto interiore, quindi inevitabilmente loro, per maturare di più nella narrazione del gioco, dovevano dare la parola a Jack. E effettivamente appena gli hai dato la parola, subito si è potuta dipanare una storia, una trama, perché non potevi fare un gioco più maturo senza farlo parlare. Ma c'è anche da dire che se in questo gioco qua Jack avesse parlato, probabilmente ne avrebbe giovato la storia alla fine. Quindi... E non è facile, perché noi magari vediamo dei giochi e siamo portati a pensare che sia facile immaginare una determinata cosa, ma non è facile, non dobbiamo dare per scontato le cose. E questo ci fa capire che anche gente come Naughty Dog ha avuto bisogno delle sue sperimentazioni sui generi, su capire cosa funzionava e cosa no, e chiaramente anche loro sono incappati in errori, insomma. Vabbè, comunque, insomma, adesso giochiamo un po', basta, perché io... No, aiuto. Guarda che casino. No, interessante questo discorso di Jack 2 e... Spero di non averlo buttato lì, perché ci sarebbero diverse cose a dire, in effetti. Sicuramente potrei... Anzi, dovrei approfondire la cosa in un zero play di Jack 2. Mettendomi proprio a pensare, a scrivermi proprio tutto un discorso che fili, perché adesso mi rendo conto che giocando è un po' un dramma tirare fuori... Aspetta, ho lasciato un globo. Ok. Laggiù c'è il ciccione puzzone. Andiamo a vedere subito. Guagni. Ok. Sdan. Ciao. Mi sembra di vedere un globo. Eh sì. Siete contenti di aver salvato il nostro piccolo? No, non sono contento. Potrà esserci utile in futuro. Ora tornate al Transbed, mentre io lo porto a casa. Mi porto a casa? Ecco qua. Ma poi piove in questa palude. Che brutta cosa. Un altro dei livelli miei che preferisco è quello della neve. Nel terzo mondo, che faremo in un altro episodio. Bellissimo. No, devo andare al Transbed. Oddio, ma che cacchio sto facendo? Ok. Andiamo. Ma poi tutta sta mota, tutta sta pantanaggio, tutto sto schifo, bleh. No, non morire. Oh, però mi ci tiri dentro anche te. Qui c'è un po' di vita. Soprattutto qua. Sgro, no. Dov'era? C'era un coso grosso. Oh, va via. Qui? Ehi. È sempre l'ultimo posto dove guardi che c'è le cose migliori, è incredibile. No! Però c'è Robina anche qua. Robina, Dio, Dio, oh, ma oh, oh! Che palle! Oh. Beh, ecco il ciccione puzzone. Ehi là, amici! Vi piace la mia stupenda palude? Beh, è tutta roba mia questa qui! Cioè, è tutto mio quello che non sprofonda nel fango! A giudicare dall'odore, si direbbe che non vedi una vasca da bagno da un secolo! Beh, cos'è una vasca da bagno? Ecco. E comunque al momento ho dei problemi ben più gravi, certo.
Sembra che qui attorno sia tutto appestato da quei dannati Larker che con le loro sporche zappacce acchiappano tutto quello che possono. Hanno fatto persino scappare il mio Epoch Fart. Già, ormai è sparito da un sacco di tempo, sapete? Continuo a mettergli fuori i suoi spuntini, ma quei maledetti ratti di palude glieli rubano tutti. Se riuscissi a tenere lontano quelle bestiacce per un po', il mio Fart rifiuterebbe i suoi bocconcini preferiti e tornerebbe. Mi date una mano? Sì. Beh, anche perché non credo di avere molta scelta. I maledetti stanno per tornare. Sparategli senza pietà e salvate almeno uno di quei buoni piottini. Dovete, non so se avete fatto caso all'animazione, ma veramente sono incredibili. Allora, facciamo quest'altra missione di sparacchiamento. Dobbiamo evitare chiaramente che i topastri mangino i muffin. Muffin nella mota, quindi bellissimo. Qui dovremo sentire la famosa frase da me citata spesso di Dexter che dice: prendilo, prendilo, ha, ha, ha. Vediamo se si sente. Si è sentita anche nell'episodio della pesca. Non lo dice. Adesso non mi ricordo se non devono mangiarli nemmeno uno o proprio devono restare tutti. Ha finito? No, beh. Ma non lo dice, guarda. Vabbè, lo dico io. Prendilo, prendilo, ha, ha, ha. Quanti ce n'è? Prendilo, prendilo! Prendilo, prendilo! Che bello! Avete rotto le scatole, quanti siete? Basta! Oh. Che mi venga un colpo! Certo che tu spari proprio bene! Grazie mille bello. Per l'aiuto! Ecco, io quando ero piccino pensavo che quello lì in testa ci avesse una zucca. E invece sui capelli. Quando mi sono reso conto che erano i capelli. Ecco, easter egg piacevole. Se avete giocato a Jack 2, sapete che Crew, quello vecchio con le zampine, il locale di Crew si chiama Hip Hog Saloon. Ecco, l'Hip Hog è questo animalaccio qua. Infatti mi sembra c'è anche la figura fuori. Easter egg, insomma, di Jack 2, da Jack 2 a Jack 1. Bene, 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 bello questa cosa che ci sono collegamenti allo stesso argomento di cui stavamo parlando prima. Molto bello, sembra fatto apposta. Non lo è, ve lo giuro, ve lo assicuro. Quindi niente, Jack 2, molti mi chiedono di fare gameplay anche di Jack 2. Però io non lo so, perché Jack 2 è lungo e ci sono altri gameplay che vorrei fare dopo Jack 1. Quindi non lo so, magari lo faccio, però non subito dopo. Non lo so, però sarebbe lunghetto. E tra l'altro Jack 2 è molto più complicato. Secondo me è palloso da fare un gameplay di Jack 2. Non lo so, veramente non... Comunque vedremo, dai. Che palle sti osi! Oh, dove me l'ha tirata? Aspetta. Qui c'è questo molo che io non ho mai capito perché c'è. Cioè, è semplicemente per figura. Perché non serve a niente. Non. Vabbè, c'è un molo lì così. Tra l'altro, tornando al discorso sempre di Jack che parlava, loro misero Dexter proprio perché ci doveva essere un personaggio che si relazionasse con gli altri. E dato che Jack non parlava perché doveva rappresentare il giocatore muto, che non poteva interagire con i personaggi, Dexter era il giusto compromesso. Però allora mi sono sempre chiesto, se comunque Dexter, se Jack e Dexter rappresentano metafisicamente un unico personaggio, cioè a sto punto era evidente che anche Jack potesse parlare, insomma, perché noi sì, si controlla Jack, ma in realtà si controlla tutto l'insieme di Jack and Dexter. Questo è, qui si entra nella filosofia, però mi sa che, perché comunque l'avatar che controlli è composto da Jack e Dexter, quindi è interessante sta cosa. Ma comunque loro poi si sono resi conto, Dio, che era inutile che Jack non parlasse. Comunque mi sto ripetendo e non va bene. Quindi basta, adesso mi dedico interamente al gioco. Allora, dobbiamo spaccare quel coso là. Ah, ci devo andare proprio, quindi ok. Che c'è anche i globi. Chio chio, ok.
dirigibili ci sono anche nel 2, ma è pieno di collegamenti a Jack 2, cacchio, bello, ottimo, bello. Lavoro, Jack. Ottimo lavoro. Sarebbe fiero di te. Quello era il braccio gigante tuo di un robot imprecazzo. Non ne avevo mai visto uno in così buone condizioni. Ha detto tuo zio sarebbe fiero di te. I Larker lo volessero, ma di certo noi non volevamo che se ne impossessassero. Se continuate così, no, non ce la farete mai. Ok, grazie mille del supporto. Questo è ciò che conta. Ciò che conta. Ok, andiamo verso la fine del livello. Vediamo se riesco a atterrare sull'asciutto. Sì, grande. No, devo... Che palle. Ok, vediamo di non morire perché mi sono rotto le scatole. Questo livello mi dà veramente fastidio. No, ti brucio tutto. Spara. Fine, sì, l'abbiamo fatta. Ho preso tutto, credo. Sì, vai, perfetto. Possiamo andare al mondo finale. No, sì, al terzo mondo. E fare la... il canyon, il canale lava, il canyon di fuoco. No, il passo montano. Passo montano. Il canyon di fuoco è l'ultimo. No, il canale lavico è l'ultimo. Vabbè, sentiamo chi ha da dire. Kira. Per gli amici, chi era? Bene, avete le batterie per la macchina. Ci forniranno l'energia sufficiente per sollevare il masso. Ecco fatto. Mi raccomando, siate prudenti quando affrontate il Larker che c'è lassù. Aspettate! Ho deciso. Guardate, io come è armato Dexter. Jack? Credo tu possa macellare quel mostro anche senza di me. Oh, davvero eroico da parte tua? Oh, davvero eroico da parte tua? Oh. Allora, qui se... vai qui, lui ti butta in terra, vabbè, si sa perché. Vabbè, comunque almeno non ti fa del male. Andiamo sopra. Andiamo a battere il sedere di quel grosso coso. Tra l'altro non è difficilissimo. Adesso vediamo quante volte muoio. Chio. Ecco, anche lui nella remaster PS3 non aveva questo luccichio addosso. Mi ricordo che ci feci caso, era un po' bruttino. Dai, su, chio. Allora, questo è un boss, chiaramente. Ci sono, se avete visto, ci sono pochissimi boss in questo gioco. E questo credo sia il più complesso, ma non vuol dire che sia difficile. Che basta stare un po' accorti. Ti arrivi qui, prendi l'eco giallo e gli sparacchi. Beh, spara lì. Finché non gli casca in testa, perfetto. Zap. E poi scappi. Easy peasy. Ecco, piano piano si sfava sempre di più. Diventa più incazzoso. Intanto qui il frame rate slagga sempre di più. Oh, basta! Basta! Sempre meno pezzi, il pontile. No, tutto da capo. Tutto. Vediamo se ci riesco, sì. Che due coglion, che due coglion. Spara. Bene. C'è una musica interessante. No, nonna, ragazzi. Ora c'è l'ultima botta che è la più pesa ora. Porco. Vai. E ora se ne tocca. Sode. Allora, calma e sangue freddo. Calma. Aiuto. Mi fai del male. Ah, oh, no, mi fai del male fisico, no.
Aiuto! No! Oh no! Madonna ragazzi, madonna! Oh, lezzo proprio, sgocciola, madonna! Oh, figlia, mori! Oh, calma, calma! No, drop! No! Sembra faccia male! Devo chiamare i rinforzi? Io veramente, se muoio lo spengo, chiudo l'episodio qui, veramente. Vabbè, devo tenere fede alle mie promesse. Ciao! Scherzo, no, dai. Dai! Attenzione! Il momento è topico! Il momento, oh, attenzione, spara, ci siamo, ce l'abbiamo fatta, sì, oh, prendilo, mai più claw. Ottimo lavoro, gli abitanti del villaggio di pietra stanno tirando un sospiro di sollievo. Anch'io sto tirando un sospiro di sollievo. Per festeggiare, usate lo zoomer per attraversare il passo montano di fronte a voi. Sembra che i Larker abbiano imbottito di esplosivo tutta la zona. Raggiunto il cratere vulcanico, ricordatevi di visitare il laboratorio del Saggio Rosso e di attivare il teletrasporto. Così io e papà potremo raggiungervi. Giusto. Il laboratorio del Saggio Rosso non è altro che l'ultimo mondo con i livelli più difficili, insomma. Adesso mi ricordo che girandosi c'era un bel paesaggio, un bel panoramino. Allora, sì, no, era su PS3 forse che era più, perché c'era più dettagli, qua è un po' più, a seconda di quando, del punto del giorno in cui ci vai, si creano degli effetti di luce, dei contrasti molto belli. Proviamo un po' a fare una cosa. Se io adesso chiudo ed esco, vabbè. Sì, va bene, vai. E se rientro, vediamo un po', dovrebbe essere giorno. Sì. Sì, no, forse era meglio di notte. Ci manca il coso, ci manca la capanna. Vabbè, andiamo di qua, che comunque mi garba di più di giorno. Oh no! Quei Larker devono essere diretti a un operatore alla fine del canyon. Se lo raggiungono prima di voi, faranno saltare l'intero passo. Dovete precederli e distruggere il detonatore, o sarà tutto finito. Ho preso l'eco. Ecco, qui la differenza con gli altri percorsi è che non c'è la lava. Però ci sono le bombe e ci sono questi stronzi. Praticamente noi dobbiamo arrivare alla fine prima di loro. Porca puzzona. Magari evitando di fare queste cose. Perché se no. Perché se loro arrivano alla fine prima di noi, attivano il detonatore, scoppia tutto e bisogna rifare da capo. Però io devo raccogliere le cose, perché sapete che sono un completista. E quindi come cacchio si fa? Non sono più allenato con questo gioco. Sto facendo schifo. Ah, una cosa. Non possiamo però completare il livello subito, perché lì c'è un punto che si può aprire, c'è una batteria nascosta che si può raggiungere solo. Guarda, qui ci sono i globi segreti. Vabbè, ci torniamo dopo, dai. Perché sennò qui veramente moriamo. Ci sono una batteria segreta che ci si. Perfetto. Tutto a capo. Sì, che ci si arriva solo dopo aver sbloccato la ventola del lago giallo nel mondo del ghiaccio, insomma nel terzo mondo. Allora, giochiamo a modino, facciamo. Ecco, prendi l'eco, perfetto. Bene, sì. Prendi l'eco. Perché se riusciamo a dargli un bel po' di distacco, possiamo fare tutte le cose con calma e prendere tutti i globi al primo colpo. No! Voglio passare di qua stavolta.
Poi gli scivola tutto. Che bello. Ok, sì, grande, 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 prendi. No, oh, vai, 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 stai andando velocissimo, Jack. Vai, non l'ha preso, vabbè, pazienza. Si vede il bordo. Cazzo. Sto andando velocissimo. No! Ho visto la morte in faccia. Aveva la forma di un barile di esplosivo. Prendilo, prendilo. Sì, però... Madonna! Eccoci. Vedete che più eco raccolgo e più che vado veloce. Ma che cazzo... Oh, che cazzo ho fatto? Non lo so. Piglia, piglia tutto, piglia tutto. Non ci vogliamo tornare dopo. Manca una... No! Vabbè, ci dobbiamo tornare dopo. Piano, 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 piano. Piglialo, piglialo. Ora si piglia una legnata appena riparte, sta a vedere. Meno male. Vai, affanculo stronzino. Ci siamo riusciti. Abbiamo evitato che distruggessero il passaggio. Passaggio. Ora, prima di prendere la cosa, andiamo a prendere i globi mancanti. Madonna, ragazzi. Io non dico Madonna ragazzi perché lo dice Zeb, in Toscana si dice Madonna ragazzi, è normale. Oddio, ok, perfetto, andiamo là, andiamo a prendere la batteria, sì. Oh. Bel lavoro, li avete raggiunti al detonatore. Il laboratorio del Saggio Rosso è proprio di fronte a voi. Andate ad attivare il teletrasporto così possiamo raggiungervi. Ed eccoci, oh, il cratere vulcanico, pieno di lava, et caldo, et bruciori. Attenzione che qua c'è una, eccola, lo sapevo. Donna, ha preso una testata. Andiamo ad attivare il coso e per questa puntata finirà così. È stata una puntata molto triste, molto sconclusionata, molto piena di errori, molto piena di confusioni. E ora c'è il coso, non so se farvelo vedere in questa puntata o nella prossima, la faccio vedere ora, dai, se ne frega. Wow, mi sono sempre domandato se avrei perso dei pezzi viaggiando in questi affari. Ehi, per tutte le sacre Jacobi, il laboratorio del Saggio Rosso è più disastrato di quello del blu. Ehi, sembra proprio che qui dentro ci sia stata una zuffa. Eccolo. Non mi azzarderei a chiamarla zuffa. Tu che ne dici, mia cara sorella? Certamente no. Il Saggio Rosso si è arreso così facilmente. Non è stato affatto divertente. Gol, sei tu. Alla fine hai perso le staffe, eh? E Maya vi aveva avvisato che l'eco scura avrebbe avuto un brutto effetto su di voi. Nessuno dà mai retta al vecchio Samus. Cosa ne avete fatto del Saggio Blu e del Saggio Rosso? Non preoccuparti dei tuoi pittoreschi amici. Pittoreschi amici. Li abbiamo portati tutti nella nostra cittadella. Sono ospiti speciali. Già, hanno gentilmente accettato di aiutarci nel nostro piccolo progetto. Ti sbagliavi, Samus. L'eco oscuro può essere controllato. Abbiamo appreso i suoi segreti e adesso possiamo plasmare il mondo a nostro piacimento. Non potete controllare l'eco oscuro, nemmeno i precarsi. Finora abbiamo dovuto accontentarci di quel poco eco che si trovava vicino alla superficie. Ma ben presto potremo accedere ai vasti giacimenti d'eco oscuro che da tempo sono celati nelle profondità. Non nei silos. Sì, proprio i silos. Saranno tutti quanti aperti e tutto l'eco oscuro del mondo sarà nastro. Ma è impossibile. Solo un robot precarso. Oh, non essere così deluso, Samus. Abbiamo dei grandi progetti su di te. Loro vanno via e non si vedono. Aspetta un attimo. Quello era Gol? Lo stesso Gol che doveva farmi tornare normale? Gol è il tizio che sta cercando di farci fuori? Sono finito? Potremmo essere finiti tutti. Se aprono i silos, l'eco oscuro comincerà a distruggere tutto ciò con cui entrerà in contatto. Dobbiamo andare alla cittadella per fermarli. La via più veloce è il condotto lavico in fondo a questo cratere. Qualche
qualsiasi altra batteria e lo scudo di calore del vostro zoomer potrebbe superare incolume quell'inferno. Bene, ragazzi, sapete cosa fare. Avanti, sacchi di pulci, andate a cercare altre batterie. Sempre sentire lui. Per tutte le palle di Echo, sembra che ci sia una forte presenza di Larker nelle grotte del ragno. Perfetto, dal nome sembra già un bel posto. Fammi indovinare, ci sono ragni nelle grotte del ragno, giusto? Certo che è pieno di ragni nelle grotte del ragno. Ma questo è l'ultimo dei problemi. Certo. I Larker sono alla ricerca dei cristalli di Echo Scuro concentrato. Dovete distruggere i cristalli prima che quei mostri ci mettano sopra le zampe. Muovetevi! Muovetevi! Non Kira, cosa ci dice? Lui, Kira ci dice di andare alla montagna, vedrai. Ragazzi, continuate a raccogliere le batterie. È il solo modo per poter proseguire il viaggio verso nord. Praticamente questa zona del cratere vulcanico è divisa in due parti. La grotta del ragno, che è abbastanza grande, piena di ragni, e il montino e la montagna nevosa, non mi ricordo come si chiama. E poi ci sono anche altri personaggi che comunque, guarda che bello, andremo a vedere tutto con calma nel prossimo episodio. E questo episodio finisce qua. Bene, basta, spero sia stato veramente meno confusionario di quello che penso sia venuto fuori. E seguitemi su Instagram, Facebook, Twitter. Anzi, molto importante Instagram, perché voglio aprire questa comunicazione fra quello che succede qua e quello che mi dite su Instagram, in modo da creare una rete di social. Insomma, mi interessa molto. Ecco, loro intanto si fanno i propri affari. Iscrivetevi se non siete iscritti e ci vediamo al prossimo episodio. Alla prossima. Ciao! Anzi, super ciao, giusto.